L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso apre le porte dell'esperimento Cuore, Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, il più grande rilevatore criogenico mai costruito, concepito per studiare le proprietà dei neutrini. È un esperimento che cerca un decadimento molto raro, che si chiama doppio decadimento beta senza emissione di neutrini, e che se esistesse potrebbe dare delle indicazioni molto importanti su delle teorie anche di formazione dell'universo. Al progetto lavorano più di 120 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Nei primi 2 mesi la presa di dati dell'esperimento ha funzionato con precisione straordinaria, soddisfacendo pienamente le aspettative dei fisici che lo hanno realizzato. Il progetto Cuore ha già raggiunto un obiettivo, la realizzazione dell'impianto stesso. Abbiamo circa 1000 rivelatori che sono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto e quindi abbiamo bisogno di una struttura sperimentale estremamente complessa che non esiste in commercio, e quindi uno dei grossi risultati del nostro esperimento è stato quello proprio di essere riusciti a costruire un setup sperimentale in grado di portare una massa così elevata, insomma, circa 1 tonnellata di rivelatori, a questa temperatura. Siamo arrivati al terzo piano della struttura. Che cosa vediamo, dottoressa? E qui vediamo tutta la parte dell'elettronica, quindi l'acquisizione dei segnali. Questo qui è la struttura portante di tutto il criostato e il rivelatore. Questa è un piatto di acciaio da cui poi partono i vari schermi che chiudono, questo lo dovete immaginare chiuso, questa è una sezione, da cui partono i vari schermi alle diverse temperature di cui parlavamo prima, quindi questo piatto è a temperatura ambiente e poi man mano si va a temperature decrescenti fino ad arrivare al nocciolo che contiene i rivelatori, che si trova a 10 mK. Per schermare dalla radiazione abbiamo anche degli schermi interni. Questo è uno schermo di piombo romano, questo è uno schermo di piombo normale, serve proprio per schermare i rivelatori dalla radioattività dei materiali che comunemente si usano, radioattività che a noi non provoca nulla, ma che un rivelatori sensibili come questi può mascherare il segnale che noi andiamo cercando. Lo scopo di Cuore è quello di creare nuovi modelli di analisi dei fenomeni fisici che possano avere applicazioni anche nella vita concreta, fuori dai laboratori.